ragazzi, sta sempre andando avanti il nostro lavoro dell'acquario, quindi man mano, come vedete, si sta riempiendo e quindi ci vuole ancora un altro po' di tempo. Oggi quindi arrivano altri 30 kg di resina che utilizzeremo per fare questo, ma utilizzeremo anche per fare un'altra cosa. Allora, questo qui è un acquario terminato, anzi tre. Questo qua non lo venderò, anche se devo dire la verità è bellissimo, non lo venderò perché il peso arriva oltre ai 40 kg, quindi onestamente anche per spedirlo c'è proprio un problema, oltre ad essere delicato è veramente impossibile, diciamo, da spedire. Gli altri due, ok, ci sono 3 kg anzi 4 kg per ognuno di resina, ok, ma fin quando arriviamo a una decina di chili, sta va, ma quando dobbiamo spedire un qualcosa del genere che arriviamo oltre i 40 kg, beh, insomma, il procedimento è veramente difficile. Quindi guardate come sono belli. Allora, oggi parleremo sempre di acquari, però noi creeremo in questo caso una scultura. Come appunto voi potete vedere, quando noi facciamo l'operazione di riempire un acquario, se vi mettete in una determinata posizione, non so voi se le riuscite a vedere, vedete proprio le linee che rappresenterebbero gli strati che poi man mano noi andiamo a mettere. Diciamo che può sembrare un po' brutto, ma si vedono solo in determinate posizioni. E voi mettete di così, non vedete più niente. Però è una cosa ovvia, normale, anche qua la stessa cosa. Se vi mettesse in una determinata posizione, vedete praticamente i sovrapposti, ecco. Adesso noi ne faremo un altro in cui questi sovrapposti non ci sono. Perché? Prima di tutto adesso creeremo una bellissima scultura che ho già iniziato ieri a creare. Voilà. Allora, questa è una scultura che noi faremo sempre in resina. Voi dovete pensare che attorno a questo diciamo acquario, che poi questo acquario prenderà tutto il bordo, quindi è abbastanza largo. E attorno a questo acquario noi creeremo due bellissime cornici con i coralli. Allora, prima operazione che ho fatto è che voglio parlare del mare di oggi, del mare del 2014, che sembra molto bello, però in realtà se andiamo in fondo al mare troviamo, sapete che cos'è questo? Allora, troviamo tante cose che sono veramente negative e quindi anche la morte dei pesci. Quindi automaticamente ho voluto fare una scultura in cui si vedesse il fondo del mare, però non con un aspetto bellico come abbiamo fatto negli altri acquari, ma nel senso reale della parola, cioè fare vedere quello che in realtà noi abbiamo sotto al mare. Quindi i barili di petrolio, le varie soluzioni chimiche, scarpe, occhialini. Quindi, come appunto vedete, abbiamo creato questa prima parte dove principalmente serve per incollare i pezzi e poi man mano verrà riempita. E come vedete, questi particolari pesci, che sono tra parentesi molto belli, si trovano a testa in giù. Vuol dire che praticamente sono morti e come vedete hanno fatto anche l'effetto proprio della schiuma del pesce quando muore. Allora, noi questo pezzo ormai è praticamente seccato e quindi oggi abbiamo fatto quindi questo primo strato dove abbiamo incollato i nostri pesci. Adesso andremo a pittarlo. Come? Andremo a pittare con della vernice per vetro. Perché? Perché faremo l'effetto che esce l'acido dalle bottiglie, quindi cioè avremo sempre la trasparenza e quindi creeremo adesso l'acido che fuoriesce dalle bottiglie, quindi dai bidoni di petrolio,
sporcheremo un po' il nostro corallo di colore nero, aggiungeremo altre buste di plastica, aggiungeremo altri barili, aggiungeremo altre soluzioni, quindi noi faremo praticamente a strato in modo che ci darà la sensazione del 3D. La pittura verrà messa adesso perché? Perché quello che verrà dopo pungerà da lente di ingrandimento. Quindi veramente un lavoro molto molto impegnativo. Quindi adesso si è seccato, aggiungeremo pure logicamente altri pesci. Aggiungeremo logicamente anche altri pesciolini. Di questo tipo di acquario ne faremo tre. Allora, adesso è inutile continuare perché finito poi questa operazione noi andremo a creare la cornice. La cornice la creeremo con dei coralli che andremo a fare noi. Però non voglio per il momento uccidervi troppo la salute, quindi finiamo prima questo pezzo. Poi penseremo a fare la cornice. Ok? Allora, ciao ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage, Mare in Viaggi, a più tardi. Allora ragazzi, mentre sto aspettando la resina, che mi hanno chiamato, che stanno arrivando a portare la resina, cominciamo nel pittare con i colori a vetro che costano una bella cifra. Allora, questi colori che noi utilizzeremo sono il nero, dove pitterò un po', diciamo, il corallo per dare la sensazione proprio del petrolio. Poi utilizzeremo il nero, quindi il nero, poi utilizzeremo il verde, si vede blu, poi utilizzeremo il verde, però questo verde petrolio che dà una sensazione del verde chimico. E poi utilizzeremo, ho deciso di utilizzare un po' di rosso o di marrone o magari di arancione, non so, adesso ve lo faccio sapere, che mi dà la possibilità di diciamo di invecchiare un po' questa roba, quindi le scarpe, le bottiglie, quindi dare la sensazione che sono sotto l'acqua. E quindi in una maniera sono un po' arrugginite, quindi ci vorrebbe un po' di marrone, quindi un po' di marrone qui per amalgamare nelle giunture, nelle cuciture delle scarpe, un po' sulle bottiglie. Voilà. Però logicamente qui andranno ancora ricoperte di sassolini, questo è solo un primo strato. Questi sassolini copriranno ben quasi tutta la scarpa, uscirà solo la punta della scarpa, si capisce che è la scarpa. Lo vedete, abbiamo messo anche le buste di plastica che danno la sensazione di una corrente. Quindi la pittura non deve essere su tutto, deve essere una sfumatura leggera, un po' su tutto, un po' diciamo che fa un effetto da corrente, ecco. Vedete, anche il bianco dà l'effetto della corrente, non è statico. E quindi adesso quindi facciamo questi colori della pittura. Allora, per quanto riguarda i colori per il vetro, sono colori che resistono ad alte temperature, quindi voi potete benissimo aggiungere dopo la resina. Però sappiate che il colore praticamente si solidifica alla parte esteriore entro un'ora, ma la parte interna del colore è ancora morbida, quindi dovete farle essiccare molto bene. A seconda dello strato che voi fate, praticamente dovete aspettare il tempo. Normalmente per questi tipi di colore che vanno quindi sul vetro e quindi che ci può stare praticamente il sole, dovete fare un'attesa di 8 ore circa per trovare proprio tutta l'essiccazione del colore. Allora, noi passeremo con il pennello come primo strato, passeremo un po' con il pennellino, però dopo aggiusteremo con una spugnetta.
di queste che escono in dotazione quando andrete a comprare questi kit, oppure una spugnetta qualsiasi che andremo praticamente a tastare per creare un effetto corrente. Allora, il nero, quindi, abbiamo detto, lo utilizzeremo per dare la sensazione del petrolio sul corallo e anche sulla vegetazione. Il marrone o questo rosso più bordeaux lo utilizzeremo per, diciamo, dare una sensazione di arrugginito ai pezzi che sono presenti, che portano praticamente l'inquinamento, e quindi poi o il marrone o l'arancione utilizzeremo, da un effetto tipo ruggine. Allora, poi un'altra cosa, adesso andremo a mettere la mia firma. La mia firma la metterò sempre con una pittura vetro, però questa qua è in forma di pennarello, quindi la prima cosa che noi andremo a fare proprio sarà quella di mettere la nostra firma. Però lo faremo tra poco, perché guardate, è arrivato proprio in questo momento la resina. Allora, aspettiamo la chiamata. Io lo vedo che è arrivato. E dai, aspettiamo la chiamata. Ecco il camion, il camion è lui. E dai, tra 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 tra, non voglio farlo. Voglio fare cacciarite nel dino e ti crede. Ah, non è esso. No, esso. Eccolo là, sta scendendo. Mi vai là davanti. E dai, squilla. Voilà, sta. La diamante. Uè, già arriva. Non l'ho mai visto. Allora, ragazzi, più tardi vado a prendere la resina. Voilà, è arrivata la resina, 30 kg, quindi 20 kg là e 10 kg di induritore. Comunque non so se ce la facciamo, però comunque dovremmo riuscirci. L'unica speranza, beh, ragazzi, dopo tanto lavoro spero solo che non si rompe l'acquario, veramente, perché è veramente un lavoro che non vi potete immaginare. Non lo venderò perché non è possibile, perché voi immaginate che non so se io ce la faccio con 30 kg e già sono lì 40 kg, quindi cioè la cifra è proprio astronomica. Uè, ti pisce l'angop, ti scanno con mano puerc, mi capi? Ale. Allora, ripeto, questa è una cosa che rimarrà per me una bellissima opera d'arte, che voi dovete immaginare che sopra qui ci sta poi la luce che è incorporata, ma voi non li vedete, al momento immagino che li vedete qualcuno, però ci sono tutti questi brillantini sia sulla sabbia, un qualcosa di straordinario, quindi quando andrete ad accendere la luce sarà uno spettacolo non indifferente. Poi andremo a mettere tantissimi altri pesci, il pesce, questo qua, come si chiama qua, pesce leone. Poi ci sono le tartarughe, andremo a mettere una famiglia di tartarughe che sembrano proprio vere, vi giuro, sembrano proprio vere. Guarda, tartarughe marine, i figli delle tartarughe più piccolini in varie posizioni, una sella marina che adesso non utilizzerò più perché non so dove metterla, che, però comunque utilizzeremo, guardate, questi pesci pagliaccio, pesci nemo,
Guardate come sono belli, sono tutti in vetro, non sono in plastica. Bellissimi. Verrà veramente un'opera d'arte. Allora, adesso pensiamo però al nostro a passare la pittura sul nostro sulla nostra opera d'arte, perché queste comunque alla fin fine sono opere d'arte. Adesso la prima cosa che noi andremo a fare sarà la firma. Perché fatelo ragazzi, fatelo perché voi potete acquistare il brevetto, quello che andrò a fare, ed è molto importante, credetemi, nella vita non si sa mai, non si sa mai. Basta, basta, perché ci vuoi dare? Sta venendo danni! Adesso! Questo è quello che succede! Basta, basta, voi siete quattro cagnolini cattivi, non bisogna urlare, voi siete quattro cagnolini di classe, sta venendo danno. Guarda che come sta, sto ronzillo, sto cosariello pizzerillo pizzerillo. A tutte le ore.